Jackson Storm oggi ha infranto un altro record, stabilendo il giro più veloce di sempre. Come si sente? Ha saputo dell'ultimo record di Storm. Ha mai pensato al ritiro? Da qui, da questa parte! Offrire la mia voce a Guido in Cars 3 è il terzo capitolo di un'avventura esaltante. Per me è una cosa bellissima, una cosa che va nel libro dei ricordi delle cose più belle che ho fatto. Ne sono molto orgoglioso. Il personaggio 2 è caratterizzato, come vedrai poi, da tanti piccoli versi, che lui fa tante piccole risatine e soprattutto da tanti piccoli interventi come paparazz, André. E quindi adesso andiamo a vedere piano piano questa cosa e di volta in volta poi le facciamo. Ok? Via. Dai Mondam! Essere la voce di un personaggio della saga di Disney Pixar, una delle serie più amate di questo importante marchio, è per me una grande ragione d'orgoglio. Poi in Guido in particolare mi ci ritrovo molto. È uno testardo di poche parole ma di fatti concreti. Aio finì! Via! Paparazz! Tutto il lavoro di Cars è fatto tecnicamente in un modo impeccabile. Ci sono delle scene che sono state studiate, secondo me, con grande intelligenza, perché tendono a ricreare ciò che davvero avviene nel mondo delle corse. La sottolineatura di certi passaggi molto tecnici è perfetta. Indre! Paparazz! Dal 14 settembre Cars sarà Cars 3, sarà al cinema. Io ci vado di sicuro, e voi? Andiamo insieme, voilà! Oggi ho per voi qualche curiosità su quest'ultimo capitolo della saga Cars. Allora, alla regia vedremo Brian Fee, che è lo storyboard artist dei due precedenti film. I filmmakers hanno fatto tantissima ricerca per definire al meglio i personaggi, esaminando storie di vari atleti di diverse discipline e prendendo spunto in particolare dai piloti di Formula NASCAR, come il 4 volte campione Jeff Gordon e il suo caposquadra Ray Evernham. Rispetto alla Formula 1, nella Formula NASCAR le auto di serie possono essere modificate. Corrono con motori super potenziati sfruttando principi di aerodinamica, soprattutto sui circuiti ovali, e così vedremo gareggiare anche i protagonisti di Cars 3. In questo nuovo capitolo della saga Disney Pixar non poteva mancare un grande campione dei giorni nostri, Sebastian Vettel, il 4 volte campione di Formula 1, che presta la voce al modernissimo programma di riconoscimento vocale che Cruz Ramirez, l'amica di Seth MacQueen, usa per preparare le reclute. Il commentatore sportivo della mitica Piston Cup ha invece l'inconfondibile voce dell'ex pilota di Formula 1, Ivan Capelli, e Sabrina Ferilli presta la voce a Sally Carrera. La colonna sonora è stata scritta da Randy Newman, premio Oscar per Monsters & Co. e Toy Story 3. Quindi ci aspettiamo grandi emozioni, anche musicali. Cosa dite voi? Siete impazienti di vedere il nuovo capitolo di Cars? Fatemi sapere nei commenti sotto e ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare il campanello delle notifiche per non perdervi neanche uno dei nuovi video. Ci potete seguire anche su Facebook e Instagram. Nella descrizione dei video trovate tutti i link. Ciao da Valeria.